Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge che fissa criteri generali per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni in diversi ambiti regionali, dalla salute alla casa, dalla formazione professionale al lavoro. Nasce in Piemonte il Centro contro le discriminazioni. Ha preso il via con la prima conferenza a Palazzo Lascaris la quarta edizione del concorso rivolto alle scuole superiori del Piemonte, cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro dell'Osservatorio regionale sull'usura. Entro il 13 aprile la consegna degli elaborati. Antonio Caielli, vicepresidente associazione articolo 47, Liberi dal Debito. La nostra prospettiva è quella di coinvolgere i ragazzi in una riflessione più ampia, cioè quella di come ci comportiamo quando spendiamo i soldi, perché proprio da questi atteggiamenti che spesso nasce una confusione, una illusione e che poi porta a utilizzare il denaro in modo insostenibile. Sono almeno 600.000 i piemontesi che non ricevono correttamente il segnale della TV di Stato. E quanto emerge da un'indagine del Corecom presentata al convegno La TV che non vedi, segnale Rai o segnali di fumo, organizzato a Palazzo Lascaris. Bruno Geraci, presidente Corecom Piemonte. Credo che la ricezione del segnale Rai, in particolare del telegiornale regionale, sia uno dei grandi problemi, acuito in questo momento dal fatto che da luglio si dovrà pagare il canone in bolletta, quindi è un canone in qualche modo obbligato. Magistrati ed esperti a confronto al convegno sull'usura organizzato da Soroptimist con la consulta femminile del Consiglio. Preoccupare, oltre alla ludopatia, e il sovraindebitamento che può indurre molte persone a cadere nelle mani della criminalità organizzata. Gabriele Molinari, presidente dell'Osservatorio regionale sull'usura. Il nostro compito è quello di favorire il più possibile che ci sia una divulgazione, che ci sia una presa di coscienza appunto della complessità e della necessità di porre argine a determinati fenomeni, perciò salutiamo con assoluto favore momenti come questi e speriamo di poterne organizzare sempre di più. Dipinti realizzati sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, due disegni del pittore Alessandrino Morando, raccolte di foto e riproduzioni di ex voto. Sono alcune delle testimonianze esposte nella mostra Piemontesi alla fronte, alla Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris fino al 22 aprile. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.